Giunta alla sua 39esima edizione, riprende nel periodo primaverile l'iniziativa dei Weekend Gastronomici, un vero itinerario nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro organizzato da Confcommercio. Un percorso culinario e paesaggistico che vedrà, da aprile fino a giugno, ben 45 ristoratori del territorio proporre originali menù, con l'idea di far scoprire non solo le tradizioni e i prodotti tipici, ma anche la storia e la cultura dei paesi. Un ricco calendario con il primo appuntamento fissato a sabato 9 aprile alla Cascina delle Rose Sant'Ippolito e con l'ultimo in programma domenica 12 giugno all'antica trattoria Fano, da Luisa Colli al Metauro e al ristorantino barocco a Mondavio. Non cambia la formula è sempre quella vincente degli anni precedenti. Abbiamo leggermente ritoccato il prezzo, devo dire, perché era diventato ormai da 6 anni, avevamo bloccato il prezzo e con tutti gli aumenti che ci sono stati, non solo da bollette energetiche, ma anche prodotti alimentari, era impensabile. Abbiamo cercato 1 euro, 2 euro al massimo di accontentare le richieste che venivano dal mondo della ristorazione. L'ultima cosa, l'abbinamento con l'itinerario della bellezza. I weekend gastronomici sono un evento gastronomico ma che consente anche di visitare e di conoscere il nostro entroterra. Entroterra dove noi siamo molto impegnati, anche nella costa, ma in particolar modo nell'entroterra, nei borghi, con questo progetto itinerario della bellezza che giunge al quinto anno, che ci sta dando grandi soddisfazioni. I weekend gastronomici è una bella opportunità di pubblicità per tutti i ristoranti e per tutto l'entroterra, perché l'entroterra in questo momento poi è un entroterra bellissimo, perché in primavera sta fiorendo, si vedono fiori, alberi, odori, profumi, c'è tutta una serie di verdure, di erbe spontanee che vengono fuori e quindi diciamo che è l'apoteosi della natura che viene esplosa in tutti i suoi livelli. La cosa poi bellissima di questi weekend gastronomici è che ti danno la possibilità di prendere la macchina, fare un giro ad un prezzo, diciamo, promozionale, perché nessuno pensa di guadagnare con 20, 22, 25 euro, però è uno strumento che tutti gli anni ha funzionato per, soprattutto poi penso che questo periodo sia importante per far prendere, alzare insomma, alzarsi dalla sedia, uscire di casa, prendere la macchina e fare un bellissimo giro, scoprire poi soprattutto le bellissime realtà che noi abbiamo nell'entroterra.